Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica consistente nella rimozione parziale o totale delle parti esterne dei genitali femminili non per fini medici. La circoncisione femminile è praticata in oltre 30 paesi del mondo, prevalentemente in Medio Oriente, Africa e alcuni paesi del sud-est asiatico, come in Indonesia e in Malesia. A seguito delle migrazioni internazionali e intercontinentali, oggi si possono rilevare casi di mutilazioni genitali femminili anche in Europa e in Nord America. È interessante ricordare che per un breve periodo si è diffusa anche in Occidente, dove intorno agli anni 60 era medicalmente praticata per curare disturbi quali l'isteria femminile. Si tratta di un'usanza antichissima, riconducibile a civiltà pre-ebraiche, pre-cristiane e pre-islamiche. Sono spesso associate a ragioni di natura religiosa, ma si può dire che siano innanzitutto un fatto culturale e sociale, dove la componente religiosa si inserisce come strumento di giustificazione della pratica. Più che radicata nelle convinzioni religiose, le ragioni dietro la circoncisione femminile sembrerebbero risiedere spesso nell'assetto patriarcale di molte delle società e delle comunità che mettono in pratica le mutilazioni. L'operazione non sarebbe altro che una forma di controllo del corpo e delle funzioni riproduttive delle donne, non padrone del proprio corpo, ma alla mercé del potere e della volontà dei parenti maschi. Le mutilazioni genitali femminili sono un problema enorme per la salute delle donne, perché arrecano danni fisici e psicologici di breve e lungo termine. È stato dimostrato che un'alta percentuale dei soggetti che hanno subito queste alterazioni del corpo possono riscontrare emorragie ed infezioni. Danni agli organi interni tali da determinare la sterilità della donna e serie complicazioni al momento del parto. Vengono effettuate generalmente prima del compimento del 15° anno di età, molto spesso in contesti dalle pessime condizioni igieniche, utilizzando strumenti per lo più rudimentali e non sterili, come coltelli, forbici, lamette da barba, né di anestetici per attenuare il dolore. È stato dimostrato che un'alta percentuale dei soggetti che hanno subito queste alterazioni del corpo possono riscontrare emorragie ed infezioni, danni agli organi interni, tali da determinare la sterilità della donna e serie complicazioni al momento del parto. Sono circa 30 i paesi in cui tutt'oggi le mutilazioni genitali femminili vengono praticate, in gran parte collegate in Medio Oriente e nel continente africano. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 3 milioni le bambine che ogni anno vengono sottoposte alla pratica e i numeri non faranno che aumentare. Saranno ben 68 milioni le donne che subiranno una forma di mutilazione genitale entro la fine del 2030. In alcuni paesi come la Somalia, l'Egitto e il Sudan, la percentuale di donne, ragazze e bambine mutilate supera l'80%. In Kenya e Nigeria siamo tra il 26% e il 50%, mentre in Camerun e in Niger i numeri scendono fino al 10%.